Allora, vediamo questo problema di cui già ho iniziato a fare il rappresentare il disegno. Dice: una sferetta di massa m uguale a 13 grammi e con carica elettrica Q piccolo. Infatti, questo non ho disegnato, diciamo, questa è la Q piccolo. Poi, vabbè, la sferetta solo in un movimento, diciamo, un po'. Quindi Q piccolo uguale, dove sta 4,6 per 10 alla meno 8, 8 coulomb è collegata a un pezzo a un punto fisso S, vabbè, questo qui, insomma, sta appesa, diciamo, questo, quindi qua sta S, mediante un sottile filo di seta. In presenza di una seconda sfera, quindi all'inizio sta così appesa, nessun. Purché carica, ovviamente, rimane ferma, non subisce l'interazione di null'altro. In presenza di una seconda sferetta con carica Q grande, che ci dà pure meno 1,8 per 10 alla meno 8, sempre coulomb, posta su un supporto isolante, vedete qua, diciamo, invece appoggiata in, diciamo, sulla parte piana, quindi questo era appeso invece con il filo di seta. Dove dice, quindi posta su un supporto isolante, la posizione di equilibrio della sferetta è tale che il filo forma con la verticale un angolo φ di 30 gradi. Quindi praticamente che succede? Quindi questa è di carica positiva, questa è di carica negativa, inizia un'attrazione tra le due. È di carica negativa solo perché sono No, perché ci ha detto lui che è di carica negativa. Quindi che succede? Che la sferetta inizialmente ferma, non lì appesa, qua c'è un'altra sfera, inizia a essere un po' attratta. Ci dice qual è la posizione finale, perché effettivamente, rifletteteci, oh, vabbè, le rappresento dopo le forze. Questo essendo tirato in qua, no? Questo pure, vabbè, verrebbe tirato, però invece sta su un'asta ferma, quindi la carica Q grande non può muoversi, invece Q piccolo che ha appeso quel filo può muoversi. Praticamente che succede? Che se qui c'è Q grande, praticamente rimane così e rimane ferma, no? Cioè quell'attrazione, sì. Ah no, pensavo volevi dire volte. Quindi rimane lì ferma. Quindi, e le due sferette sono alla stessa altezza, cioè dice, qua infatti avrei dovuto farlo un po' di più, dice quando va a tirare un po' più giù, facciamo poco poco, capite? Come se fosse stato un po' più giù, chiaramente quando poi va a salire, chiaramente dice stanno alla stessa altezza. Sì, perché sennò anche geometricamente avremmo avuto, diciamo, più difficoltà a vedere poi le distanze e quant'altro. Allora, i raggi delle due sferette sono molto minori delle loro distanze. Questo che cosa dice? Che praticamente la distanza tra le sferette, in poche parole che chiamiamo D, è molto più grande. Immaginiamo queste cariche, vedete, sono cariche comunque piccolissime, dell'ordine 10 alla meno 8 coulomb, quindi ci sta dicendo, insomma, io le ho fatte grandi come del resto lo fa pure il libro, ma le possiamo immaginare trascurabili i raggi, perché se noi in realtà avremmo dovuto, scusate se cambio pagina, capito, vederle come fossero cariche puntiformi, quelle là T. Invece vedete, se io prendo sferette fatte così, la distanza reale sarebbe questa, ma avrei dovuto aggiungere i raggi R1 ed R2. Quindi la distanza vera, che chiamiamo D', sarebbe stata D' uguale alla distanza, come dire, tra le superfici e le sfere, più R1 più R2. Insomma, per non complicare tutta questa cosa, dice, le sfere sono talmente piccole che il loro raggio è trascurabile rispetto alla distanza di grandi. Quindi, in poche parole, nel nostro caso, dice, prendi tranquillamente che D e D' siano lo stesso. Va bene? Va bene, dice, qual è la distanza fra le due sferette? Quindi, l'incognita è proprio la distanza. Va bene? Tra le due sferette. Poi dice, a un certo istante, va bene, il filo si spegne, questa è già una seconda parte che però potremmo fare. Beh, qui dobbiamo, ragazzi, andare a vedere a livello di forze che cosa avviene. Scusate se ricambio pagina, ma solo per
lo rifaccio un attimo, questa diciamo, è una sferetta e questa è l'altra. Va bene, almeno possiamo rappresentare, questo è l'angolo Fians. Beh, sicuramente per la sferetta questa qui che si è mossa, diciamo, quali forze stanno in gioco? C'è la forza peso, quindi il vettore forza peso, e poi ovviamente c'è la forza di interazione, la forza di Coulomb. Quindi diciamo, chiamo F Q grande per dire la forza che la carica Q grande esercita su questa, perché questa era Q piccolo e questa Q grande. Poi invece ha pure detto i segni. Va bene? Quindi questo è ciò che avviene. Mo che succede? Allora, della seconda carica non ci ha detto la massa. Quindi, ma poi la seconda carica, a differenza, avete visto, ci dice che è ferma, questa è sospesa al punto S, quindi c'è cioè, l'unica delle due sferette libera di muoversi è questa. Quindi di quest'altra, per dire, interagisce, quindi effettivamente questa forza Q, anche per lei c'è, cioè, vabbè, F Q piccolo, la chiamo qua per dire quella dovuta a Q piccolo, insomma, di interazione, quindi dovuta proprio a Coulomb, c'è l'interazione, ma è evidente che è come se io ho un oggetto fermo, provo sia a muoverlo, ma se sta bloccato, come lo è in questo caso, perché quest'asta che diceva è un'asta rigida, va bene? Qua invece, nel dire un filo di seta, provo a dire che, insomma, intanto che la massa di quel filo fosse trascurabile, ma proprio perché ha questa possibilità di muoversi, va bene? Quindi la somma delle forze deve essere zero, non vi pare? Ma adesso che succede? Dobbiamo chiaramente andare a scomporre un po' queste forze, perché vedete una cosa, per dire che il corpo rimane fermo, che significa? Boh, mettiamoci dal lato, diciamo, della carica più piccolo, va bene? Che la somma di tutte le forze applicate lì deve essere zero, va bene? E questo è ciò che dovremo cercare di, come dire, di sfruttare per arrivare a vedere, perché ci ha chiesto, vi ricordate, la distanza tra queste due carte. Va bene? Beh, che succede? Sì. La sommatoria, sì, se vi ricordate, questa l'abbiamo usata più volte per dire queste, che poi è né più né meno che il secondo principio della dinamica. Quando l'accelerazione è zero, e chiaramente in questo caso, diciamo anche il caso in cui non solo l'accelerazione, ma la velocità, quindi il corpo è fermo, per essere fermo significa una semplice cosa, no? L'equilibrio, che è la somma delle forze che agiscono lì, è zero. Va bene? Cerchiamo di capire, appunto, dicevo, che cosa succede da qui. Beh, vedete una cosa, se prendiamo lungo questa direttrice, qui, vabbè, non ci vuole, vedete, l'angolo in qui e l'angolo questo qua, come sono questi due angoli? Sono angoli, vedete, vi ricordate gli alterni interni, perché noi abbiamo questa situazione. Quindi, anzi, scusate, vediamo se è questa, no, è quest'altra situazione. Vedete, così e così, cioè quest'angolo è questo. Per tutta una simmetria, quindi questo è l'angolo Φ, anche qui c'è Φ. Va bene? Perché vedete, se andiamo a prendere come fosse questo l'asse delle x, va bene, e quest'altro, diciamo così, l'asse delle y, otteniamo, praticamente, disegnando, dicevo, i due assi, se andiamo a fare tutte le proiezioni degli assi, dobbiamo semplicemente accertarci che la somma lungo l'asse delle x e la somma delle forze lungo l'asse delle y devono essere 0. Quindi traduciamo questa cosa qui, diciamo, come tutte le componenti x deve essere 0, ma anche tutte le componenti fi genericamente, per dire f1 più f2 di y devono essere 0. Va bene, quindi l'angolo, dicevo che sta qui, è lo stesso di 30 gradi. Vedete, praticamente le varie componenti di cui sto parlando, per esempio, vediamo FP, no?
andiamo nel dettaglio. La forza peso, capite perché no? Ok, c'ha, vedete, questa componente e quest'altra. Non vi pare? Vedete, se vado a scomporre, vi ricordate come avviene sul piano inclinato? Prende, c'ha FPX, che è questa, e questa è FPY. Ci siamo? Oh, vedete una cosa, ho scelto X come l'asse delle X lungo la corda e l'altro invece perpendicolare alla Y, che mo non si vede. Ok, io mo questa FP la devo scomporre sui due assi, quindi una scomposizione sarà questo FPX, vedi, questo è FP, capito? Invece quest'altro è evidente che va, diciamo, in così. Stesso ragionamento su FQ. Allora, la componente FQ, quindi che va, vediamo un po' la scomposizione come sarà. Allora, cambiamo colore. Allora, ci sarà una componente, quindi diciamo in così, FQ. Y e l'altra pure più o meno di qua, FQY. Va bene? Che va da questo lato. No, questa è X, scusate. Y invece qua. Allora, praticamente che succede? Che la somma, il nostro corpo, vedete, che succede? Vedete, è come se fosse tirato effettivamente, cioè perché rimanendo fermo così, è come se qualcosa lo tirasse lungo la direzione dove sta fermo. Quindi ecco perché vedete le due componenti, queste qui, effettivamente andranno a sommarsi. Invece vedete le componenti Y, cioè esatto, dovremo fare in maniera che queste qua si annullino. Va bene? E questa è la parte su cui dovremo giocare, perché se noi facciamo annullare, perché nella FPY, anzi scusate, nella FQ c'è in qualche maniera la distanza. Se noi facciamo in maniera che la FPY sia uguale, quindi FPY in modulo ad FQY, va bene, questa è la relazione che ci permetterà di trovare il valore della distanza, perché sta qua dentro, vedete? Perché mentre FPY lo possiamo calcolare, no? L'angolo lo sappiamo, insomma, abbiamo tutte le informazioni, invece FQ noi possiamo scriverlo, ma non possiamo calcolarlo, perché vi ricordate, Q1 per Q2 è fratto la distanza al quadrato, e quella distanza sarà esattamente la nostra incognita. È chiaro allora che cosa avviene, diciamo, diciamo, lungo quella componente Y, cioè queste due. Esatto, cioè scomponendo i vari vettori, riusciamo a trovare una relazione che ci permette di trovare quella Y, va bene? Perché, ripeto, questa, immaginate che così, cioè c'è qualcosa che continua a tirare in questa direzione, quindi queste due forze in realtà si sommano, infatti continua a tirare, il corpo, vedete, non torna nella sua posizione, ma esatto, lungo la direzione. Invece quest'altra, perché almeno queste si devono eguagliare, ci darà, ripeto, qua dentro sta la distanza. Ora andiamo a scrivere le varie cose. Ora vediamo un attimino nella scomposizione. FPY, scusate, che cosa sarà dato? Vediamo un po'. Se questo è phi, sì, appoggiosi. Se questo è phi, va bene? Noi dobbiamo scomporre, quindi la componente Y sarà data da, vediamo, questa è l'ipotenusa, quindi abbiamo anche l'angolo. esatto, ci abbiamo tutto, perché vedete FPX, vabbè, scriviamo, FPX sarebbe FP, allora vediamo un po' per il coseno dell'angolo, per coseno dell'angolo. Invece FPY, rivediamo anche qui, perché io l'ho disegnato qua, ma in realtà vedete come fosse questo nel triangolo, sarà FP per il seno dell'angolo. Quindi FP per il seno di quell'angolo.
Mo andiamo a sostituire. Vediamo adesso la FQ. Vedete? Allora, se questo angolo è di alfa, quest'altro, famo i colori, quest'altro quanto sarà? Perché questo mi serve, ragazzi. Sarà, allora, vedete, se questo è A e Fi, questo sarà 90 meno Fi. Ci siete? Per ricavare quindi questa componente, cioè che sarebbe questa qui, anche se sarebbe FQ per il seno di 90 meno Fi. Non vi pare? Scusate, lo faccio a parte. Allora, cerchiamo di riprodurre la situazione. Allora. Ma non è che se lo rifacciamo sul piano cartesiano. E lì è sul piano cartesiano. Aspettate una cosa, FQY è questo, poi dobbiamo fare FQ che è questo. Riestrapolo solo quello che ci serve, se no effettivamente. E poi FQ, no, però aspettate, non è proprio così il disegno. L'altro è questo qui. F. Sì. Mo vediamo un attimo. FQ y è questo qua. Va bene? Allora, rivediamo gli angoli. Abbiamo detto quest'angolo che c'è qui è 90 meno Fi. Scriviamolo, quindi questo qui è 90 meno Fi. Va bene? Noi ci abbiamo FQ, vabbè, ci abbiamo anche se anche uno. FQY che sarà? FQY sarà FQ per il seno di 90 meno Fi. Non vi pare? Perché FQX sarà FQ per il coseno di 90 meno Fi. Qua è il seno di 90 meno Fi. Qui c'è una relazione goniometrica che noi non abbiamo ancora. Ah, in matematica. Quindi, quanto vale questo? Il coseno. Vi ricordate, questo è perché sono angoli complementari. Allora, torniamo adesso lì, scusate, quindi riscriviamo sta relazione così però. Quindi ecco perché F più uguale F. Aspetta, quindi F, Q, Y, abbiamo detto che è F più per il coseno di Fi. Adesso, che avevamo detto, lungo la componente Y, queste due componenti, perché questa è FQY che ci siamo appena trovati, deve essere uguale a FPY in modulo. Quindi che cosa otteniamo? Che questa deve essere uguale a questa, cioè FP per il seno di Fi uguale FQ per il coseno di Fi. Va bene? Adesso andiamo a sostituire un po' di roba, perché FP che cos'è? È M per G per il seno, ma lasciamolo per adesso così. Invece FQ che sarà? Quel K, vi ricordate, 8,99, 1 su 4 pi greco epsilon 0, per 1. E quindi la forza di cosa? Esatto, fratto la distanza al quadrato, per coseno di. Però non è la distanza, ma andate qui questa. E questa è la relazione. Scusate. Allora, da qui abbiamo detto l'incognita, vabbè, mo, per adesso di quadro, ma ovviamente sarà di. Ricaviamoci questa qua. Quindi di quadro, che succede? Quindi la porta a primo membro sarà K volte 1 per Q2 fratto mg seno di Fi per coseno di Fi, va bene? Eh sì, perché vedete c'è il, quindi da cui verrà D uguale alla radice quadrata di tutta sta roba, K 1 per Q2, qua in realtà coseno su seno sarebbe la cotangente, ma facciamo prima a sostituire poi i valori, fratto quindi per coseno di Fi. Va bene, quindi adesso abbiamo, vedete come piace fare a me, la formula risolutiva, va bene? Da cui quindi possiamo andare a sostituire tutto ciò che sappiamo, che qua sono tutti dati adesso, quindi K 8,99
per 10 alla 9 nona newton per metro quadro sul colombo quadro. Per 1 e Q2 quante erano? Riditemi un attimo voi. 4,19 Virgola 6? 10 alla meno 8 coulomb per meno, vabbè, 1,8 10 alla meno 8 per il coseno di 30 gradi che è radice di 3 su 2 fratto la m quant'era? No, mettiamola in coso, che era 13 grammi, 13 per 10 alla meno 3 chilogrammi. Preferisco così che almeno qualche semplificazione ci sarà pure. Eh no, un grammo sono 10 alla meno 3 kg. Per G che è 9,81 metri sul secondo quadro, per il seno di 30 gradi che fa 1 metro. E c'è un bel po' di carne a cuocere. Comunque, 2 e 2. Poi sistemiamo, anzi, prima sistemiamo le unità di misura, scusate, qua manco un coulomb. Allora, coulomb per coulomb e coulomb quadro, quindi se ne vanno. Poi, metro e metro quadro. Basta, però vediamolo, facciamo a parte. Rimane newton per metro fratto chilogrammo fratto secondo quadro, quindi per secondo quadro posso portare sopra. Ma newton che cos'è, ragazzi? Non è quindi una forza, cioè è chilogrammo per metro sul secondo quadro, per metro per secondo quadro fratto chilogrammo. Va bene? In maniera che chilogrammo e chilogrammo se ne va. Rimane Secondo metro quadro che quadro secondo, rimane metro quadro, ma è sotto radice e quindi metro. Va bene? Qua non era insomma immediata l'unità di misura, non peraltro perché c'erano, cioè non era evidente che da newton per metro per secondo quadro fratto rimaneva metri. Quindi è valso la pena riscrivere esattamente che cos'è un newton. Quindi, ripeto, veniva al quadrato, perché metro per metro, però sotto radice, e quindi almeno abbiamo sistemato il coso. Sistemiamo adesso le potenze. Allora, 10 alla meno 8 per 10 alla a 9 rimane 10 alla 1, ok? Mo 10 alla 1 per 10 alla meno 8 rimane 10 alla meno 7. Qua c'è 10 alla meno 3, portato sopra diventa 10 alla 3. Quindi abbiamo 10 alla meno 7 per 10 alla 3 fa 10 alla meno 4, che fuori dalla radice sarà 10 alla meno 2. Ok? Quindi andiamoci mo finalmente a sistemare i valori. Ecco. Se poi diciamo il calcolo, non è che qua c'è ancora sto radice 3 che se volete mettete 1,76. Quindi dobbiamo fare al numeratore. 8,99 per 4,6 per 1,8 per 1,73, tutto quanto diviso 13, tutto quanto, se volete, diviso 9,82. Quello che ci viene, la radice. Quando ci viene? 0,015. 0,1 metri. Dicevo, 10, vabbè, lo stesso. C'era un altro modo di ragionare in realtà, fatemi tornare indietro. Scusate, e cioè quale? Dove aspettate, dove ho iniziato a rappresentare le forze? Eccole qua. No, vabbè, le rirappresento da qua. Vedete, c'era la forza peso e la forza colombiana, no? Avremmo potuto ragionare in un'altra maniera, forza peso. La somma di queste forze sarà proprio quel vettore che già abbiamo poi esplicitato prima che rimarrà, no? Cioè, questa forza F che è la somma vettoriale, quindi se vogliamo scriviamo F uguale FP vettore più FQ vettore. Ci siamo? Ma sulla fune, che è quella filo di seta, che cosa subisce dovuta al fatto che è legata? Vi ricordate il pendolo? Non vi ricordate le... No? Aspetta. Moto del pendolo, no? Abbiamo cercato.
Vedete, nel pendolo semplice avremmo potuto osservare che cosa? Che data la forza P, quindi immaginiamo che questo poteva, era libera di muoversi come fosse stato un pendolo semplice, subiva solo la forza peso, in realtà vabbè anche la forza l'abbiamo detto di là, però vedete una cosa, la tensione della fune che subisce, praticamente che cosa succede? Diventa uguale alle somme, diciamo in questo caso era solo FP, no? Nel nostro caso che sarebbe stata la, che questa è diciamo la tensione della fune, uguale a questa F, e quindi da qui pur impostare tutta una serie di simmetrie, insomma di cose, vediamo qua se mette quali sono le formule legate a questa cosa. Aspettate. Allora vedete, per utilizzare però la tensione della fune, quella che stavo dicendo, avremmo comunque dovuto conoscere la lunghezza del filo, cosa che non viene data nel, perché vedete una cosa, qua fa vedere un po' di calcoli, che la componente X, anche se questa per X intende questa, vedete, per ricavarla in base alla L, diciamo quindi alla lunghezza del filo, gli viene questa formula qua, insomma, quindi meno MG X fratto L, quindi insomma, vabbè, niente, qua effettivamente parlava più però del pendolo che stava oscillando, invece... diciamo forse il ragionamento che abbiamo fatto noi è più veloce se vogliamo da fare. Poi c'è un secondo punto che dice a un certo punto, a un certo istante il filo si spezza, con quale accelerazione inizia a muoversi la prima sferetta? Allora vediamo di ragionare pure qua. Beh, noi adesso avendo la distanza noi possiamo vedere quant'è sta forza, perché in qualche maniera noi l'abbiamo almeno non quantizzata prima, quantificata, no, quantizzata, no, quantificata, però abbiamo visto come è fatta, no? È data da FPX, diciamo, scusate, più la FQX, ma adesso abbiamo tutto, va bene? Perché la distanza ce l'abbiamo, quindi... Si tratta di che cosa? Questo semmai completatelo voi, ve lo do come esercizio a casa. No, vedete? No, e vedete una cosa? Abbiamo FPX, ce l'abbiamo calcolato. FQX, che cosa sarà? Scusate, se FQY sarà FQ che adesso conosciamo per il seno dell'angolo. Dobbiamo semplicemente sommarle. Quindi F, vabbè, cancelliamo, no, tanto questo l'abbiamo già registrato. Cancello qui per non cambiare pagina. Quindi la nostra F, perché abbiamo visto che sono concordi, quindi la nostra F, chiamiamo così, FX, anzi, scusate, sarà FPX più FQX. Va bene, perché nel grafico, rivediamolo, vedete, sono concordi. Stanno tutte e due disegnate, che tenderebbero a tirare in giù il nostro corpo, va bene? Quindi che avremo? FP per il coseno di φ più l'altro era invece FQ per il seno di φ. Solo che adesso FQ lo possiamo andare a calcolare, perché prima abbiamo usato anzi tutto sto giro per trovare la distanza. Adesso la FQ la possiamo calcolare, quindi che sarà? MG, scusate una cosa, per il coseno di, vabbè, me lo lascio ancora qui, scusate un attimo, cancello pure qua sotto, okay. Coseno di φ più FQ la K1 per Q2 diviso la distanza che adesso ho per il seno di φ. Va bene, questa è tutta la nostra cosa. Uguale a che cosa? Scusate. Quindi, questa è tutta la forza, ma il corpo che adesso sta cadendo, soggetto uguale a M per A. Non vi pare? Il corpo prima era soggetto a queste forze, però adesso, quando spezzo il filo, che succede? Inizia a cadere con un'accelerazione dovuta a quelle due forze. Quindi l'accelerazione sarà tutta sta roba, mg, ecco perché vi dicevo, continuate voi,
Vabbè, mo impostiamo almeno K, Q1, vabbè, quest'altra forza, chiaramente, per Q2 tratto D quadro, per seno. Chiaramente qua mo ho scritto tutta la formula, ma avremmo potuto singolarmente trovare la FPX, capito? E vedere il valore. Qua adesso possiamo trovare la scusate, X, e quindi ne troviamo il valore, la cosa. Quindi fatemi cancellare pure qua sotto. Ok. Quindi che abbiamo? Fratto a m. Va bene? Quindi questa sarà l'accelerazione con cui, ripeto, qua sarà fpx, potete pure calcolare a parte, più fqx, se non vi piace tutta sta roba, diviso la massa del corpo che sta cadendo, che avevamo detto era quei 10 grammi. Se tutto va bene, dovrebbe venirvi a uguale 11 metri sul secondo quadro. Però, essendoci venuto il valore della distanza corretto, non c'è motivo per cui non debba venire. Chiaro?